Puntata al fulmicotone quella di ieri di Città Città, dedicata alla mobilità ad Acireale nelle sue innumerevoli sfaccettature, che si è aperta come al solito con l'analisi introduttiva di Antonio Trovato, perché ad Acireale il vero problema è il traffico. Ospiti nello studio del direttore Antonio Garozzo, l'assessore alla viabilità e alla polizia urbana Rory Di Pietro Paolo, il consigliere comunale Francesco D'Ambra della settima commissione, di cui fu presidente nella scorsa consigliatura, il presidente della Confcommercio di Acireale Mario Russo, in rappresentanza di una categoria legata a doppio filo con i temi della mobilità. Non poteva non mancare il noto opinionista, l'avvocato Enzo Di Mauro, che a proposito di pista ciclabile... Chiamare pista ciclabile non è un atto di buona volontà. Già, la pista ciclabile che da pochi mesi attraverso il centro storico ha aperto le danze. Dopo aver fatto il percorso del vecchio tracciato, entrare in città, quindi obbligare le persone a entrare in città, vivere la città e poi andarsene. Quindi l'idea era questa, purtroppo ci è mancato il finanziamento e siamo in ritardo. Sull'argomento finanziamento è intervenuto telefonicamente il sindaco Roberto Barbagallo. C'erano 40 milioni stanziati per i fondi PAC che riguardavano l'assessorato alle infrastrutture. Il governo ne ha restituiti 27 milioni. Sì. Gli unici progetti presenti alla regione siciliana, compreso il nostro, ammontano una somma di 10 milioni di euro, quindi dovremmo essere dentro. Quindi ce n'è in abbondanza, ecco. Dovrebbe essere così. E sulla pista, che è costata complessivamente circa 14.000 euro, sebbene parte di questi già finanziati da un precedente appalto per la segnaletica orizzontale, il consigliere D'Ambra ha avanzato perplessità. Ci sono punti di intersezione pericolosissimi. Io vi invito a osservare il punto, ad esempio, di Via Fabio con Corso Savoia, esatto, dove le macchine che escono da Via Fabio per rimettersi su Corso Savoia e l'autobus che scende ed è costretto a spostarsi verso destra. Lì non c'è la barriera che troviamo in altri punti della macchina in sosta, quindi pericolosità massima per il ciclista. Il presidente di Confcommercio Mario Russo ha espresso il punto di vista dei commercianti. Commercialmente non ha avuto nessuna ricaduta sulla città, anzi, sì, è stato un deterrente per le persone che devono parcheggiare. La pista è servita per introdurre un altro tema, l'isola pedonale, da tutti voluta, da tutti cercata, ma di fatto ancora nel limbo. Io questa isola pedonale che noi abbiamo in mente è di farla non solo concertata con tutte le categorie, ma lui lo sa perché noi ne parliamo spesso, ma soprattutto partecipata in che senso? Nell'idea dell'amministrazione quest'isola pedonale non serve, non si deve chiudere la città, ma si fa un discorso diverso, si devono intanto fare le iniziative per portare le persone a Acireale, cioè rendere appetibile Acireale. Più va avanti la trasmissione, più si riscalda il centralino che raccoglie domande su domande da girare agli ospiti. Anche il sondaggio divide i cittadini sui temi della viabilità e dei parcheggi e si parte con i posteggiatori abusivi. Tolleranza zero nei confronti della doppia fila o piuttosto del parcheggio irregolare, non tolleranza zero nei confronti dei posteggiatori abusivi. Allora, il problema del parcheggiatore abusivo, che effettivamente è un problema molto grave che noi vediamo, riscontriamo, però purtroppo le armi a nostro possesso sono andare dal posteggiatore, fargli un verbale di 700 euro, magari portarli in caserma, fargli perdere quella giornata, che difficilmente, ma poi verrà pagato. Non verrà pagato sicuro. E del sistema parcheggi sarà centrale la rimodulazione di Piazza Cappuccini, dove a breve una sbarra regolamenterà a pagamento l'ingresso dei veicoli. Pietro Paolo sottolinea come il sistema dei parcheggi potrà essere anche rimodulato in corso d'opera di concerto con la città. Un parcheggio per tutti e a uso dei commercianti, per lasciare liberi gli stalli del centro cittadino, dove sarà più facile parcheggiare con il sistema di pagamento Easy Park e dove potrebbero a breve essere attivate le colonnine erogatrici di biglietto ad integrare gratte e parcheggia spesso introvabili. Obiettivo anche sul piano urbano del traffico. E sul piano urbano del traffico? Che è essenziale ai fini. Il piano urbano del traffico, come le ho detto, già al comando stiamo studiando alcune possibilità di sensi unici o sensi alternati, cioè cambia la viabilità. Come studiando? Stiamo vedendo. Il piano urbano del traffico è una cosa, studiare è un'altra cosa. L'assessore precisa pure che per la prossima estate l'isola in centro storico verrà attivata solo in concomitanza con manifestazioni ed eventi. Intanto D'Ambra, per favorire il commercio, lancia la proposta dell'eliminazione delle strisce blu a favore del disco orario, mentre i commercianti si sentono tartassati dai vigili. Quindi ormai la gente è fuori dalla città, dal centro cittadino ormai è fuori. Qualora ci fossero i parcheggi, forse qualche un po' di risveglio si dovrebbe vedere. Quindi tolleranza zero da parte dei vigili e non ci sono parcheggi. Infatti, quindi questa tolleranza zero, secondo me, dovrebbe partire in concomitanza con i parcheggi. C'è da decongestionare il traffico e per tale motivo l'amministrazione pensa all'acquisto di bus ecologici a metano. Città a città,
ha tempo di occuparsi pure delle multe per il biglietto scaduto, nell'ipotesi che venga rivista l'ordinanza che disciplina la materia, oltre che evidenziare la necessità che i vigili escano dal centro storico e vadano verso le periferie, sebbene il piano potrà essere ottimizzato solo quando l'organico sarà impinguato anche attraverso interpelli interni. Tanti temi dunque che fanno finire sul lettino dello psicanalista gli Acesi. Scusi dottore, che ho fatto un brutto sogno, non lo so, tipo mi inseguivano, vedevo gente che mi inseguiva.